Oggi svuota la spesa 2. Sera, e guardate la sua faccia entusiasta. Sì, io oggi sono anche più alta di te. Brava, sei con uno sgabello esagerato, come si suol dire. Sì, ha fatto la cura dello sgabello. Benissimo. È lo sgabello che ho comprato nel primo vuota la spesa, quello della Lidl. Anche oggi un vuota la spesa a Lidl, perché noi per lo più andiamo a fare la spesa là. Ci quest'anno risolveremo ora con questa spesa risolveremo il problema delle braccia. Ha le braccia corte, quindi abbiamo comprato una lunga braccia. Stiamo risolvendo bene, i problemi di misurazione. Allora, intanto cominciamo con dov'è le cose buone. Non c'è lo scontrino, di là in borsa, non ti preoccupare, abbiamo speso sui 100 euro. Sui 100 euro, benissimo. Intanto cominciamo con l'artiglieria pesante, i gelati. Voglio consigliarvi questi. Sono buoni. I mini almond gelatelli. Allora, tutta la linea gelatelli, da non confondere con la linea Mi Buona, altre linee, sono troppo buoni. Questi sono anche più buoni dei Magnum alla mandorla. Va bene, ma non qui lo diciamo. Dentro il vuoto, li ho già messi nel freezer, però perché sennò si liquefacevano. Va bene, benissimo. Un gelatino di questo a 140 calorie, quindi è anche uno. Dai, andiamo avanti. Così come buonissimi sono i coni con panna della Gelatelli, questi qua sono molto molto buoni. I cornetti alla panna sono, secondo me, più pannosi del cornetto Algida. Noi abbiamo avuto prima questi, poi cornetti Algida, poi di nuovo questi, e devo dire che questi erano più gustosi. Ma tu pensi che i nostri amici interessino tutte queste tue metodi? Secondo me sì. Un break fantastico per chi invece è un pochettino a stecchetto. Stecchi al limone! Giusto appunto, gli stecchi al limone col bastoncino di liquirizia. Che bello! Sono rinfrescantissimi. Senti, ma il gelato più brutto non lo potevano inventare, veramente. È buonissimo. Ma è un gelato di una tristezza assurda. È di un assurda, buono veramente. Pazzesco. È buonissimo. In alla fine dello stecco dovrebbero mettere la pillola per suicidarsi. Ma è vero, è buonissimo. Questi sono i miei gelati. È buonissimo anche perché non solo ti rinfresca, ma alla fine è anche qualcosina da masticare qualora avessi fame. Questi sono buoni per la suocera, per fargli capire che è amara come la liquirizia. È acida come il limone. E invece è buonissimo, vuol dire sarò una buona suocera. 90 calorie invece, 93, le coppette bigusto. Anche su questo c'è poco da dire, vi fornisco la caloria così buttata lì, ma nulla di più. Però, che appunto poco interessa, giusto per sapere se possiamo permetterci. E quante sono le calorie? Non ce l'ho detto. Break, 93, l'ho benissimo. Detto per coppettina. Sono molto buone però di sapore. Ultimo gelato, sempre della mia categoria. Questi per oggi mi sono arrivati a casa tutti liquefatti. Questo mi dispiace. Perché erano liquidi già alla Lidl. Ne maledetti, maledetti. Sì, perché non abbiamo fatto tanta strada. Il secco gelato alla fragola. Questo addirittura ha 63 calorie a gelatino, però mi è arrivato liquido, quindi credo li ho messi in freezer, ma li butterò. Questa non la facciamo vedere, che non interessa. La carta igienica, sì, sì, per soffiarsi l'altra faccia. Poi, Perenzino, anche se non c'entra con la spesa, ho preso le ciabattine del mare di Star Wars, impazzito lui, perché lui ha bisogno delle ciabattine solo per quando va a fare la doccia, che non le vuole sporche di sabbia. La frutta. Andiamo. Un melone giallo. Melone giallo. Era 99 centesimi al chilo. Indovinate cosa ho comprato? Indovinate, indovinate. Ah, i pomodori piccadilli, che bello. Di tre pomodori piccadilli. Benissimo. La comodità delle insalate in busta. Questa volta ho preso la valeriana e la rucola, ma ho preso anche il tris di verdure, eccolo qua. La mista sottile, eccola qua, questa è scroccherella, è buonissima. Benissimo. Due fichi colti da mio marito nel giardino fuori dalla Lidl mentre mi aspettava. Ognuno passa il tempo come può. Poi un pane a fette della Certossa integrale. Questo è buonissimo sia come ingredienti che come sapore. Come olio, ha l'olio di girasole ed è veramente molto buono. Due confezioni a 1,29 di cuor di pane del Mulino Bianco. Questa per i tramezzini la sera qui va a Ruba. Piace molto a Enzo ma anche a Gabriele. Anche questa è senza olio di palma. Le biofarfalle
Sì, le biofarfalle, quelle con le ali, quelle che per le donne che hanno problemi di digestione, perché sono integrali, giusto? Non coprire la luce, no, queste sono farfalle integrali bio, sono molto buone, le compro spesso alla Lidl. Per me ho preso un litro di latte totalmente scremato per quando voglia del mio cappuccino con schiuma, con spumone, vi lascio il link dello spumone del cappuccino lì dove c'è lei col pallino, poi sempre per le mie eventuali colazioni i savoiardi. Compro i savoiardi perché oltre ad avere dei buoni ingredienti, molto buoni devo dire, pochi e semplici, hanno 30 calorie a biscottone, quindi quando ho un po' più di fame la mattina prendo 3 di questi, il mio caffè li puccio dentro e mi sembra un surrogato di tiramisù veramente, e sono molto buoni e sazianti. Diciamo che tra tutti i biscotti sono quelli massima grandezza, minima caloria, diciamo così. Per Enzo invece le pane e cioccolato, pane e cioccolato, ma non si chiamavano pane cioc questa no, volta? No, queste sono pane più cioccolato, queste piacciono un sacco. Questo col panino di Antonio. Ciao, il panino Antonio. Di Antonio per le colazioni di Gabriele. Queste mi piacciono, le gocciole farlocche al cioccolato, il frullino goccia extra dark senza olio di palma, poi le gocciole non al cioccolato, fior di cioccolato, quelle bianche, con buonissimo. I cioccolato, oh guarda, e i fior di panna cacao, in pratica gli abbracci farlocchi, che sono comunque tutti e tre molto buoni. Non dire farlocco. Beh, sono le imitazioni, quelle del mulino bianco. Simil, non dire imitazioni. Simil. Va bene? Farlocco, ma sono buone come più degli altri. Per me ho preso gli special flakes al cioccolato. Questi sono di frumento integrale e di riso, di farina di riso. Sono molto buoni. Poi, per gli amanti del salmone, 2 filetti di salmone al naturale della Nixie. Questi sono buonissimi, provateli, costano 2,50 euro a confezione, sono veramente squisiti. Per gli amanti del gusto, maionese e ketchup della Heinz. Erano in offerta oggi, speriamo, la Lidl, quelli della Heinz, e li ho voluti speriamo prendere. Che questa maionese sappia di qualcosa, perché l'ultima Calvé non sapeva di niente. La Calvé non sa, ma la Heinz dovrebbe essere buona. Vediamo, vedremo. Come ci faremo sempre, sapere. Come sempre alla Lidl ho preso anche un pacco di sardine. Questa bisogna metterla sui giusti. Come sempre alla Lidl, le salviette umidificate toujours sono un must. Benissimo, pacco numero 2. Pacco numero 2 per le colazioni di Enzo, 2 latte parzialmente scremato, al bambino lo do parzialmente scremato. Per gli amanti dell'uovo oggi e la gallina domani, uovo bio, sono sì. Sono molto buone queste uovo uova, bio. Sono bio, totalmente abbiamo bio. Abbiamo parlato con le galline e ci dicono che vengono trattate bene, giusto? Uova da galline felici, siamo contenti. Benissimo. Poi alla Lidl hanno creato una nuova linea, la My Best Veggie. Allora, della My Best Veggie ho comprato i Wurstel. Hai visto? I Wurstel ci stanno sempre. Se no non avrei comprato perché le maionese. Mi piace i Wurstel. Che belli! Sono dei Wurstel vegetariani. Questi ai peperoni, diciamo che la base è albume d'uovo, però tu sta zitto, è fecola di patate. Però dentro non ci sono schifezze. Di questa linea ho preso. Non c'è carne? No, sono vegetariani. Bellissimo! Quindi li do ad Enzo senza dirgli, in modo che lui se lo mangia e non mangia tutta quella carne che nei Wurstel carne. Poi nei Wurstel, quando mai c'è stata chissà carne? Chissà cosa c'è dentro. Io penso che ci sia. Boh, non lo so. Guardate, qua dentro c'è acqua, olio di semi di girasole, albume d'uovo, amido di patata, concentrato di pomodoro, aromi stabilizzanti, saccarosio, sale, pepe e cipolla in polvere. Mentre qua dentro c'è anche il peperone. Benissimo, come differenza. Poi vi facciamo sapere, insomma. Vi faremo sapere come sono. Nella stessa linea ho preso anche 2 burger con peperoni, sempre della linea My Best Veggie. E anche qui peperoni, olio di semi di girasole, amido di patata, albume d'uovo in polvere, amido modificato di mais, ok, concentrato di pomodoro, fibre vegetali, e sono gli unici prodotti senza olio di colza. Questa è la grandezza. Tutti quelli di questa linea, polpettine, altri intrugli, altre cotolette, dai! Polpettine, cotolette, tutto quello che hanno di questa linea, poi contiene tutto olio di colza, quindi non l'ho preso. Anche pezzi di peperone. Benissimo. Guarda. Andiamo ai salumi. Qua siamo un po' ripetitivi. Per la mamma, ripetete con me,
per la mamma la mortazza. La mortazza sua. Due confezioni. Io invece ho variato un po', sono andata più su salumi genuini, ho preso due petti di tacchino al forno, ecco qua, erano 2,45 euro ciascuno, ogni confezione contiene 120 grammi di prodotto ed è buonissimo. Poi due confezioni, ne manca una, sarà là dentro, qua. Due confezioni di petto di pollo alla brace, anche questo super buono, anche questo 120 grammi, buonissimo. E poi una confezione di arista al forno, quindi tutte carni bianche, perché ricordatevi che il maiale è carne bianca. Come fonte di carne rossa ho preso semplicemente del carpaccio, quindi nel computo settimanale, anzi dei 10 giorni, conto di mangiarla un giorno solo la carne rossa. E poi ho preso questa nuova confezione che mi è sembrata carinissima, la tagliata di petto di pollo, è il petto di pollo intero tagliato a fettine con già dentro in bustina insaporitore, il rosmarino e il pepe rosso delle Hawaii. Ma io delle Hawaii? Sì, ma io cambierò questo insaporitore perché voglio farlo alla pizza io. Quindi. Poi. E la carne per buchi, questa la mangia Buclea. Due yogurt Delta zero grassi, lo yogurt greco Delta appunto al naturale, questo lo mangio più che come preparazione dolce, arricchito con cose dolci, per le cose salate ci metto dentro il rosmarino, il limone, l'olio, il sale e lo accompagno come salsetta alle patatine di zucca oppure ai ceci al forno che spesso faccio al posto della cena. Quindi se volete vedere una cena alternativa fatta di snack homemade e salutari, fatecelo sapere che noi ve la prepariamo subito. Poi della Alesto c'erano questi nuovi nuts mix di frutta, il nut erotic, cosa c'è scritto? Erotic? Il nuts exotic, exotic e il nuts fruit, sono dei match di frutta dati da questo frutta papaya secca, arachidi, anacardi e uva questo, mentre questo mandorle, nocciole, ananas e uvetta. Questi me li porto a mare per quando c'è qualche languorino e così uno ha subito il tecnico. Ovviamente bene, non tutta la confezione, tutta la confezione ha più di 200 calorie. Benissimo. Ma per merenda metà confezione sì. Poi Berenzino, sempre per portarli a mare, adesso li congelerò. Sempre bio, sono i Fruit and Go Squeezer. Allora, sono dei succhi di frutta buonissimi. Mela bio 70%, pera bio 30%, pastorizzato, punto. Questo invece è purè di mela, pesca, banana, albicocca bio, mela bio 60, pesca bio 17, banana bio 15, albicocca 8%, pastorizzato, punto. Mentre questo è purè di mela, banana, fragola bio, mela bio 55, banana bio 27, fragola bio 18. Sono un po' caretti perché questi costano sui 90 centesimi ciascuno. E sono veramente poco come contenuto, sono soltanto 100 grammi, ma erano molto molto belli per non farli assaggiare a Renzo. Poi due passate rustiche di pomodoro, questa dell'italiano, io mi trovo molto bene, molto, devo essere sincera. Molto. Il solito pacco da un chilo di mozzarelle, sono 5 pacchettini dentro con due mozzarelle ciascuno, mi trovo molto bene con queste, non hanno un gran sapore, ma proprio perché non hanno un sapore spiccato si adattano moltissimo a diverse le farciture. Le potete indossare con i vestiti rossi, blu, con qualsiasi cosa, va bene? Andiamo avanti. Poi i cottage cheese di Mibona e non di Fresciona, che sono tutte facilone, buonissimi. Questa volta non li ho presi light, tanto la differenza è veramente. Poi granarolo ricotta a 1,29 euro, ho preso 450 grammi di ricotta granarolo, buonissima. Cos'è questo qua? Queste sono, anche queste bio, sempre della Lesto, hanno fatto le albicocche secche. Anche questo come snack marittimo mi è sembrato carino. E poi? Poi formaggi ancora, sempre l'immancabile fetta di feta e l'immancabile fetta di provolone piccante, che non sei tu, È il mix grattugiato fresco. Sì, questo l'ha voluto mia madre. Benissimo. Per
Per la merendina di Enzo invece Kinder Pinguì 2,50 euro e Kinder Fetta al Latte altre 2,50 euro. Abbiamo finito questa la nostra spesa, abbiamo speso intorno ai 100 euro. Quanto abbiamo speso? Te lo ricordi? Intorno ai 100 euro. Te lo ricordi? Non esattamente. Hai speso molto di più sicuramente. Va bene. Bene, ragazzi. Se lo sta negando. E allora ragazzi, mi raccomando, questa è la nostra spesa. Fateci sapere se conoscete qualche prodotto di questo. Fateci sapere se ne conoscete altri. Vi posso dire che tutti quei prodotti che vi abbiamo fatto vedere sono tutti prodotti molto buoni. L'unica cosa di cui non mi ricordo, non sono certa, sono gli abbracci del i Wustel, che non li conosco. Bene, non conosciamo nessun Wustel. Bene, questo non è un video in collaborazione con Lidl, la spesa ce la facciamo noi, quindi sempre. Lidl, se tu vuoi puoi farcela, noi non ci offendiamo. C'è troppa gente che fa video per Lidl, non ha nessun interesse. Ma noi siamo quelli simpatici, quindi basta cianciare, noi vi rimandiamo al prossimo video di ricette. E ci troviamo sempre qui, sei inquietante. Sulle vostre tavole, ciao ragazzi, ora riordino tutta la spesa, ciao!